siamo riusciti a recuperare dei fondi consistenti, prevalentemente per le province di Benevento e Avellino, perché hanno avuto molte discariche, molte situazioni di crisi, quindi abbiamo fatto una delibera regionale di 81 milioni, quindi 60 milioni di euro, che prevede tutta una serie di misure proprio. Quindi noi come regione compensiamo quello che dovrebbero fare altri, quindi siamo, su questo siamo stati capaci di fare le politiche di bilancio senza fare sprechi e quindi trovare le risorse per le cose utili che sono sanità, trasporti. Sui trasporti lo sapete, 35% di tagli nazionali, quando hai 35% in meno che ti passano c'è poco da fare, vuol dire che lo capirebbe una famiglia media che sa che il proprio stipendio gli viene tolto del 40%, deve fare dei sacrifici e quindi chiaramente questa è una situazione del paese molto molto complicata, però voglio dire la Campania dei risultati della, dati Istat di recente, dati Banca d'Italia dell'economia, anche gli ultimi che sono stati pubblicati in un noto, un importante quotidiano campano sui risparmi dei cittadini campani, dimostrano che la crisi c'è per tutti, ma per fortuna la buona politica in Campania ha permesso di avere difficoltà minori dagli altri. Purtroppo questo non ci deve far stare contenti, perché capisco che le difficoltà sono per tutti, ma la crisi è ancora molto lunga e difficile. Intanto prima ho detto che il governo ha fatto tante cose, cioè non ha fatto tante cose, devo dire che invece da questo punto di vista, in particolare l'ex ministro Barca e il ministro Trigili hanno recuperato 500 milioni nella programmazione europea, che vengono destinati solo alle aree interne, quindi si fa per la prima volta un programma strategico delle aree interne. Le aree interne per noi sono fondamentali per lo sviluppo della Campania. Anche le misure di accelerazione della spesa che abbiamo messo in campo a noi, vedrete tanti sindaci, prevalentemente i sindaci dell'Irpinia e del Beneventano, quindi avranno gran parte dei finanziamenti, perché sono riusciti a fare domanda su tanti problemi, tante opere pubbliche, tante questioni legate ai beni culturali, all'ambiente, al risanamento idrico, tante cose che riusciremo a mettere in campo. Questi 500 milioni sono una cosa molto positiva, che finalmente si fa una politica di piano, di programmazione sulle aree interne, che riguarderà chiaramente le province di Avellino e di Benevento, anche il Cilento per la parte che riguarda Salerno e l'Alto Matesino, che sono le tre aree che sono entrate nel programma, e poi partiranno a brevissimo delle sperimentazioni, ma ne parleremo oggi col Ministro. Io vedo il dato nazionale che invece è preoccupante, insomma, no, guardiamo le cose, oggi c'è una drammatica direzione del Partito Democratico, insomma il Paese ha bisogno di ben altra capacità di continuità amministrativa, di serietà. Certo, fa un po' stride un po' con la crisi del paese vedere che oggi c'è una questione di guerra interna a un partito che purtroppo, che capisco che in molti casi non possono essere evitate. La cosa che credo difficile di comprendere da parte dei cittadini italiani è capire quali sono le ragioni che riguardano la crisi economica, l'occupazione, la sanità, l'ambiente. Mi auguro che nella direzione di quel partito si parli soprattutto di queste e le risposte che bisogna dare al paese. Guardi, io le ho fatto un elenco di tante cose importanti, vedo che invece c'è una certa difficoltà nel comune di Salerno, però questi sono problemi del sindaco. Dunque, io non ho un giudizio politico, io faccio parte di un partito che è all'opposizione di questo governo, però col governo si dialoga, si discute con i ministri, si fa un lavoro insieme, dimostrazioni con il ministro Trigili, abbiamo fatto cose importantissime, quindi come si fa a negare che c'è una responsabilità istituzionale, c'è un lavoro che va fatto con questo spirito di collaborazione, il bene e l'interesse dei cittadini, quindi non possiamo fare le guerre politiche che devono andare contro poi l'interesse delle comunità che amministriamo. Però vedo che quando poi il governo non c'è più, abbiamo fermi due decreti importanti in Parlamento, perché non c'è il governo che li sostiene, lì dentro ci sono tante cose per la Campania, quindi è evidente quando ci sono questi scontri a pagarne le conseguenze sono le comunità locali. Ma no, io penso che ogni iniziativa va fatta d'accordo con la comunità locale, quindi ogni scelta non può non vedere i cittadini e la comunità locale estranea, quindi le decisioni vanno prese in quella sede, tutte le decisioni necessarie, quindi è evidente che nessuna operazione può essere portata dall'alto e imposta a un territorio.